Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Oggi introdurremo il canto 13 dell'inferno, noto come la selva dei suicidi. Allora, il canto 13 si svolge il 9 di aprile, sabato, mattino molto presto, quindi all'alba. Il luogo di svolgimento è il settimo cerchio, dedicato alla violenza. In modo particolare, qua ci troviamo nel secondo girone, ovvero dei violenti contro se stessi. Quindi i dannati sono praticamente divisi in due sezioni, questi violenti contro se stessi, coloro che sono violenti contro il proprio corpo, quindi che si sono tolti la vita per cui i suicidi, quindi violenti contro il proprio fisico, per cui, lo ripeto, i suicidi, e poi ci sono invece i violenti contro le proprie sostanze, che vengono definiti da Dante in generale gli scarrappatori, quelli che hanno sperperato poco per volta il loro patrimonio. Sono tutti inglobati nella dicitura violenti contro se stessi, sia nel caso in cui lo siano contro il fisico, sia nel caso in cui lo siano contro il patrimonio, quindi sia i suicidi sia gli scarrappatori. Tra i personaggi che incontriamo in questo canto abbiamo Dante e Virgilio, che sono i protagonisti fino a questo momento, a partire dal canto 1, e poi vedremo che in questo canto qua in particolare incontreranno un personaggio che noi abbiamo visto nella lirica siciliana, che è Pier della Vigna, oppure Pier delle Vigne, oppure detto Pier della Vigne, che noi conosciamo già, tra le altre cose, a suo tempo vi avevo già citato che lo avremmo incontrato. E poi come personaggi di minore importanza per noi oggi, probabilmente a quel tempo personaggi conosciuti, abbiamo un tizio che si chiama Lano da Siena, quindi proveniente da Siena, un altro invece Jacopo da Sant'Andrea, da Sant'Andrea, e tanto Lano da Siena quanto Jacopo da Sant'Andrea sono degli scarrappatori, quindi soggetti ad un contrappasso diverso che vedremo naturalmente a breve. L'ultimo personaggio che incontreremo nell'ultima sequenza è un suicida fiorentino, di cui non si conosce però l'identità. Qual è il contrappasso delle due schiere di violenti contro se stessi? Allora, i suicidi si dice che nel momento in cui la loro anima giunga di fronte a Minosse, praticamente Minosse li scaglia direttamente in questo cerchio, in modo le anime vengono scagliate in questo cerchio in modo disordinato, in modo del tutto casuale. Si dice che vengono balestrati, no? Quasi come se fosse un arco con la freccia, una balestra, no? Quindi, e qui quest'anima praticamente si incastona, dà vita ad un arbusto che poco per volta diventa una pianta più grande. Quindi o sono arbusto oppure pianti più grandi. Ce ne sono in modo disordinato in questo cerchio. Che cosa succede? Che questi arbusti, queste piante, producono delle foglie, e queste foglie saranno il cibo per degli esseri mostruosi che sono le arpie. Le arpie sono degli esseri ibridi, mezze donne dal volto e dal collo femminile e mezze rapaci, quindi con gli artigli, il ventre pennuto, quindi esseri mostruosi, ok? Che si calano su questi alberi, su questi arbusti nodosi, ne mangiano le foglie, quindi creano un incredibile dolore. Quindi come praticamente le arpie fanno scempio di queste piante, del resto i suicidi hanno fatto scempio del loro corpo, quindi si sono praticamente tolti il loro fisico, quindi come è stato praticamente dilaniato dalle arpie l'arbusto su cui si trovano, così loro hanno dilaniato il proprio corpo con il suicidio. E poi ci sono invece gli scarrappatori che, e quindi scusate, questo contrappasso qua è un contrappasso per analogia. Idem per quanto riguarda gli scarrappatori, scarrappatori che si trovano in questa selva molto intricata, fatta di arbusti, da piante più grandi, da pruni, con poche foglie anche scure, tra le altre cose. Ci sono gli scarrappatori che corrono, inseguiti da cani fameliche, e questo mi ricollega ad una novella di Boccaccio che voi avete già visto, avete già riassunto. Quindi sono inseguiti da questi cani famelici che poi si nascondono dietro questi arbusti, strappando anche loro dei ramoscelli di questi arbusti, creando dolore all'anima che si trova dentro, e poi loro vengono sbranati da queste cani fameliche, vengono fatti il loro corpo metafisico fatto a tocchetti e sparpagliato in questa selva dei suicidi. Quindi vengono fatti a brano brano, come loro hanno fatto col loro patrimonio, che l'hanno appunto dilapidato a brano brano, a pezzo a pezzo. Quindi è un contrappasso per analogia. Che cosa possiamo ancora dire? Nulla per quanto riguarda il contrappasso, l'abbiamo visto, quindi due contrappassi per analogia, diciamo che si intersecano all'interno del canto.
Per quanto riguarda il canto, il riassunto del canto, io andrei a dirvi che siamo nella prima sequenza. La prima sequenza va dal verso 1 al verso 39. Nella prima sequenza abbiamo praticamente Dante e Virgilio che vengono traghettati in questa selva da un centauro che abbiamo incontrato nel girone precedente, e vengono traghettati da un centauro. Un centauro è un essere ibrido tra uomo e cavallo, no? Che i centauri facevano da guardia al girone precedente. Si dice che questo nesso, questo centauro, li avesse traghettati nella selva dei suicidi. E quindi praticamente nella selva dei suicidi che cosa accadeva? Li traghetta appunto e loro vedono questa selva, e quindi Dante ce la descrive, come ci descrive le arpie, e ci descrive anche come senta dei gemiti provenire da questi arbusti e sia spinta da Virgilio a staccare un ramoscello di un arbusto, no? Che quasi si risente di questo gesto di Dante, inizia a parlare, oltre che piangere, ad emettere del sangue dal punto in cui è stato strappato. Quindi abbiamo la selva, abbiamo le arpie, abbiamo questi arbusti, in modo particolare lui che stacca un ramoscello da un pruno, si dice che è il simbolo della morte. Poi abbiamo la seconda sequenza che va dal verso 40 al verso 78, sto seguendo la divisione che poi avete sul vostro libro, e abbiamo praticamente Virgilio che pona questo arbusto, che si lamenta del gesto di Dante, la domanda di spiegare di chi si tratta. Quindi lui spiega di essere Pier della Vigna, di essere stato il primo ministro di Federico II, che per invidia sia stato incarcerato, accecato, incarcerato, e lui si sia dato la morte, proprio perché non sopportava l'invidia di corte. Quindi che cosa succede? Che dopodiché parla della condizione dei suicidi e arriva la terza sequenza. La terza sequenza va dal verso 79 al verso 108. E qui Pier della Vigna spiega proprio come queste anime, non appena appunto si digiungano dal corpo, si trovano di fronte ai Minossi. Minossi le catapulti in questo cerchio, e questo praticamente siano come della biada, non una graminaccia che cresce in pianticella, poi diventa una pianta più grande, un arbusto, e che siano poi in modo loro nutrono appunto le arpie. Dice anche che cosa accadrà dopo il giudizio universale, vale a dire quando giungeranno sulla terra, prenderanno il loro corpo, ma non lo indosseranno perché se ne sono privati, e quindi dopo il giudizio universale andranno in questa selva, appenderanno il loro corpo al loro arbusto in cui c'è la propria anima. Quindi come si sono praticamente liberati del corpo in vita, ovviamente non possono più rivestirlo dopo il giudizio universale, e lo agganceranno in modo impiccagione, che potrebbe anche essere una modalità in cui si sono uccisi, quindi lo appendano all'arbusto in cui c'è la propria anima. Infine c'è la quarta sequenza, 109-129. Che cosa succede? È la caccia infernale. Infatti mentre stanno dialogando con Pier della Vigna, l'arbusto, il pruno in cui c'è Pier della Vigna, ecco che sentono delle voci, e due anime che corrono affannosamente, inseguite da delle cagne affamate. I due, in modo particolare l'ano, si augura la fine di tutto perché non sopporta più questa cosa. Jacopo cerca di nascondersi dietro un arbusto, addirittura staccandone dei ramoscelli, creando del male a questo arbusto in cui c'è un'anima, e poi le cagne che praticamente lo brandiscono, lo tagliano a tocchetti, lo tagliano a pezzettini, che poi corpo che metafisicamente si rigenererà e di nuovo sarà soggetto alla caccia infernale. E quindi tutto poi riprende. Nel frattempo siamo nell'ultima sequenza, andiamo a vedere chi è questo arbusto dietro il quale si è nascosto Jacopo da Sant'Andrea. Ed ecco che abbiamo la presentazione di un personaggio, un suicida, incastonato in questo arbusto, che non rivela il proprio nome, rivela soltanto la propria origine, che è quella di Firenze. Dice quel luogo esattamente un tempo consacrato a Marte, poi la statua di Marte che si trovava sul Ponte Vecchio è stata tolta ed è stata fatta una statua di San Giovanni Battista. Forse Marte per questo si è arrabbiato con Firenze, ancora adesso Firenze è in lotta. Tuttavia si può vedere ancora ai tempi di Dante un barlume di una statua, ecco, che poi verrà completamente, come si può dire, tolta successivamente. Quindi statua di Marte, che era il protettore di Firenze, è cambiata nella statua di Giovanni Battista, che appunto forse proprio per questo Marte è ancora arrabbiato con Firenze.
forse ai tempi di Dante una parte di questa statua di Marta Cavallo esisteva ancora, poi completamente è stata distrutta. Andiamo a vedere la prima sequenza, quindi quella che va dal verso 1 al verso 45, una sequenza piuttosto lunga, cerchiamo di farla piuttosto velocemente. Breve preambolo, abbiamo appena lasciato il primo girone dei violenti contro il prossimo. I violenti contro il prossimo subiscono un contrappasso, come loro hanno versato un contrappasso per antitesi, come loro hanno versato del sangue, loro bolliranno dentro del sangue. Okay? Quindi che cosa succede ai violenti contro il prossimo? Praticamente si trovano in un fiume, un altro fiume dell'inferno che si chiama Flegetonte, fatto di sangue che bolle, la loro anima bollirà in questo sangue, in riferimento naturalmente a coloro che hanno ucciso, sia gli quindi quando hanno commesso omicidio, quindi si troveranno in questo sangue che bolle, e i guardiani di questo Flegetonte, di questo fiume di sangue bollente, sono i centauri, che sono appunto degli esseri mostruosi, perché mostruosi? Perché ibridi, mezzi uomini e mezzi cavalli. Quindi abbiamo lasciato praticamente il primo girone dei violenti contro il prossimo, che sguazzano in questo sangue bollente, protetti in un certo senso dai centauri, un centauro che si chiama Nesso ha traghettato Dante e Virgilio nella selva dei suicidi e Nesso sta tornando indietro. Intanto loro due iniziano a viaggiare nella selva, tant'è vero che il canto esordisce: non era ancora di là Nesso arrivato, non era ancora arrivato al di là del Flegetonte Nesso, il centauro Nesso, quando noi ci introducemmo, ci mettemmo in un bosco. Bosco è un eufemismo per indicare la selva dei suicidi. Quando noi ci incamminammo per un bosco, non è ancora ben chiaro di che cosa si tratta. Ripeto, bosco è una figura retorica, è un eufemismo, cioè dire in modo lieve qualcosa che invece di più forte, quindi bosco è più leggero che non selva dei suicidi. Ci mettemmo per un bosco che da né un sentiero era segnato, in un bosco che non era contrassegnato da nessun sentiero. Ed ecco che adesso ce la descrive. Non c'era una fronda verde, non c'era una foglia verde che indica la speranza, ma di colore fosco, ma erano tutte di colore scuro, quindi le foglie che c'erano di colore scuro. Non c'erano rami schietti, lisci, ma tutti nodosi avvolti tra di loro, intersecati tra di loro. Non v'erano pomi, non c'erano frutti, ma stecchi, ma ramoscelli con veleno. Ora andiamo a vedere la costruzione simmetrica di questa terzina. Esattamente tutti i versi dal 4 al 6 sono divisi in due parti, una parte negativa e una parte affermativa. Il non è l'avverbio di negazione, il ma è la congiunzione avversativa. Che cosa possiamo dire? Quindi che la prima metà del verso, quindi il primo emisticchio, così abbiamo chiamato le parti del verso, quindi il primo emisticchio del verso 4 ad esempio è negativo, il secondo emisticchio, cioè la seconda parte del verso 4, è praticamente avversativo. Quindi nel primo caso si nega la parte positiva che potrebbe esserci in questo bosco, invece nel secondo emisticchio di tutti questi tre versi si dice la bruttura che c'è in questo bosco. E poi c'è un riferimento alla Toscana, che non c'erano boschi del genere neanche appunto in Toscana, dove si acquattavano i cinghiali per nascondersi dalle zone coltivate perché erano più visibili. Quindi questo è un'analogia con Firenze e i boschi che si trovano con Firenze e i boschi che si trovano in Toscana. Non c'erano boschi così in Toscana, dove spesso i cinghiali cercano ricovero, cercano nascondigli durante la caccia, cercando di nascondersi dalle zone coltivate della Maremma, dove invece sono più visibili ai cacciatori. E dice: non hanno così aspri sterpagli, arbusti né così folte, quelle fiere selvagge, quei cinghiali, che hanno in odio, che in odio hanno tra Cecina e Corneto, che sono due località della Toscana, i luoghi colti, i luoghi coltivati. Ripeto la parafrasi: non hanno così aspre sterpaglie né così folte quelle fiere selvagge, perifrasi per cinghiali, quei cinghiali che hanno in odio i luoghi coltivati che si trovano tra Cecina e Corneto, due località della Toscana. Ed ecco le arpie, qui le brutte arpie fanno i loro nidi, arpie che cacciarono i troiani dalle isole strofadi che si trovano nel Mar Ionio. Che cosa ci dice il mito, che cosa ci dice l'Eneide? Che Enea e i suoi compagni, fuggendo da Troia, fecero tappa proprio in queste isole strofadi. Si dice che le arpie avessero insozzato la mensa dei troiani, con naturalmente i loro bisogni, quindi avessero insozzato questa mensa, e mentre insozzavano la mensa dei troiani, avrebbero fatto una profezia che loro avrebbero avuto una guerra, quindi avrebbero intrapreso una guerra una volta raggiunto il Lazio, guerra effettivamente avvenuta con i Rutuli e con i Latini.
Quindi arpie che cacciarono i troiani dalle isole Strofadi con un triste annuncio di un futuro danno. Il futuro danno è la metafora naturalmente per guerra, di una futura guerra contro i Rutuli e contro i Latini. Ed ecco la descrizione. Hanno ali late, molto ampie, deriva dal latino latus. Hanno ali molto ampie e colli e visi umani, quindi un polisindeto, e colli e visi umani, piedi con artigli, pennuto il grande ventre, vedete come siano ibride queste arpie, e fanno lamenti sugli alberi strani. Strani è un modo per indicare mostruosi. Perché sono mostruosi questi alberi? Perché incastonano delle anime. Sono anche loro degli esseri ibridi, metà vegetali e metà hanno in sé la parte eterna dell'uomo. Quindi anche loro, come le arpie, come i centauri, sono esseri ibridi e quindi mostruosi. E il buon maestro Virgilio mi disse, disse Dante, prima che più entri, prima che più ti addentri all'interno della selva dei suicidi, sappi che sei nel secondo girone, quindi dei violenti contro se stessi, mi cominciò a dire, e sarai mentre che, e sarai nel momento in cui tu arriverai poi all'orribile sabbione. Quindi tu adesso sei nel secondo girone, ma sappi che dopo questo ti aspetterà l'orribile sabbione. L'orribile sabbione è la punizione del terzo girone, dei violenti contro Dio, contro natura e contro l'arte, quindi contro praticamente il contrappasso dei bestemmiatori, degli omosessuali e degli usurai. Si trovano in questo sabbione del terzo girone che è lambito da lingue di fuoco, quindi un sabbione infuocato praticamente. E quindi questo secondo girone ti porterà al terzo girone, l'ultima parte del cerchio della violenza. Però riguarda bene, per questo guarda bene, guarda, fai molta attenzione, così vedrai cose che toglierebbero fede alla mia parola, così vedrai coi tuoi occhi delle cose che se io te lo dicessi, semplicemente te lo dicessi, tu non ci crederesti. Quindi ripete, così ripeto, così vedrai delle cose che toglierebbero fede alla mia parola, il mio sermone deriva sermo, sermonis in latino, vuol dire parola. Se io soltanto te lo dicessi, tu non ci crederesti, quindi fai bene attenzione, guarda bene. Io sentivo da ogni parte emettere guai, emettere guaiti. Guaiti è un termine onomatopeico, questa I centrale molto acuta, no? Quindi sentivo da ogni parte emettere guaiti e non vedeva persona, anima che lo facesse, che emettesse questi guaiti. Perché io tutto smarrito, mi raccomando questa parola, perché poi Virgilio gli dà modo di ritrovare la strada, no? Per cui io tutto smarrito mi fermai, mi arrestai. Guardate che bello questo verso. Credo io che lui credesse, che io credessi. Allora, il fatto che questo verbo qua venga ripreso per 3 volte, siamo all'interno di una figura etimologica anche detta annominazione. Quindi, e lui gioca naturalmente sulla parola credere. Io credo che lui pensasse, che io pensassi, quindi probabilmente dice Virgilio sta pensando ad una cosa nei miei confronti. Io credo che lui pensasse, che io pensassi che uscissero tante voci tra quei bronchi. Bronchi naturalmente sono gli arbusti, ma perché parla di bronchi? È una metonimia perché emettono un respiro ed emettono dei lamenti, quindi bronchi è una metonimia per arbusti. Quindi che tante voci uscissero tra quei bronchi, tra quegli arbusti, da gente, da anime che si nascondessero per noi. Che si nascondessero da noi. Ripeto, credo io che lui pensasse, che io pensassi che quei lamenti, quelle voci uscissero tra gli arbusti da anime che si nascondessero da noi, quindi non da dentro i bronchi, ma da anime nascoste tra gli arbusti. Pensava che io pensassi questo, non proprio gli arbusti che emettessero questo suono, ma due anime che si nascondessero dietro gli arbusti. Per questo il maestro disse, però ricordatevi che è sempre un per questo, ok? Per questo motivo. È una sorta di complemento di causa. Per questo motivo il maestro disse, se tu tronchi qualche fraschetta, qualche rametta, rametto di uno di queste piante, i pensieri, i dubbi che hai si faranno monchi, quindi saranno soddisfatti. Si faranno monchi vuol dire che saranno soddisfatti, troveranno la risposta. I pensieri che tu hai quindi troveranno la risposta. Allora porsi la mano un poco avanti, colsi un ramoscello da un grande pruno. Ora il pruno è simbolo della morte, ok? Il riferimento al pruno
L'avevamo trovato anche nell'Eneide, quando si parlava del figlioletto di Priamo, che era stato affidato al re di Tracia, e il re di Tracia l'aveva ucciso e si dice che l'avesse seppellito e che praticamente dal luogo in cui fosse seppellito fosse cresciuto un pruno e dentro questo pruno ci fosse l'anima di Polidoro. Arrivato lì Enea, avendo staccato uno di questi rametti per costruire un altare, ecco che questo pruno iniziò a piangere e mettere sangue, mettere lamenti e raccontare la propria storia. Quindi la vicenda dell'Eneide di Polidoro che ci racconta Virgilio. È la prima volta che vediamo un pruno all'interno del quale c'è un'anima, l'anima di un bambino, Polidoro, figlio di Priamo, affidato al re di Tracia, che lo avrebbe ucciso barbaramente e lo avrebbe seppellito e si dice che nel luogo dove era stato seppellito sarebbe cresciuto un pruno e dentro questo pruno proprio era incastonata l'anima di Polidoro. Soltanto quando Enea con i troiani fa tappa qui in Tracia, presso questo pruno vuole costruire un altare, stacca dei rami di questo albero, da questi rami, dal luogo in cui sono stati spezzati, vengono fuori dei lamenti, pianto, ed è Polidoro che parla e racconta la sua triste storia ad Enea. Enea che naturalmente, sapendo questo, darà una degna sepoltura a questo fanciullo, a Polidoro. Ed ecco il pruno, la prima volta che abbiamo il riferimento al pruno come contenitore di un'anima. Quindi Eneide, Virgilio, per il bambino Polidoro, ok? E colse un ramoscello da un grande pruno. Il fatto che sia grande vuol dire che l'anima che c'è dentro ha una certa importanza, ok? E il tronco suo gridò, e il tronco del pruno gridò: perché mi schianti? Perché mi spezzi? Da che fatto fu poi di sangue bruno? Dopo che si fece di sangue bruno, perché naturalmente inizia a colare dal luogo in cui è stato spezzato il ramoscello del sangue, dopo che si fece di sangue scuro, ricomincio a dire: perché mi scerpi? Perché mi laceri? Perché mi dilani? Perché mi laceri? Non hai tu spirito alcuno di pietate, alcuno spirito di pietà, non hai alcuna forma di rispetto, pietas è il termine latino, vuol dire rispetto, non hai tu alcuno spirito, atteggiamento di pietà. Uomini fummo e ora siamo degli sterpi, siamo fatti degli sterpi. Fummo uomini nella nostra vita terrena e ora siamo delle sterpaglie, siamo degli alberi privi di vita, vita nel senso privi di frutti, privi di fiori, ok? Che cosa troviamo in questo verso qua, nel verso 37? Troviamo chiaramente un chiasma. Uomini il sostantivo con il verbo essere, poi successivamente siamo il verbo essere, sterpi il sostantivo. Perché c'è un chiasma? Perché è la figura della morte. E quindi sono coloro che hanno dato la morte al proprio corpo, quindi ci stanno il chiasma, che si sono dati autonomamente la morte. Ben dovrebbe essere la tua mano più pietosa, ecco che lo ribadisce, più pia vuol dire più pietosa, la tua mano dovrebbe essere sicuramente più pia, più pietosa nei miei confronti. Addirittura se fossimo stati animi di serpenti, doveva essere più pietosa, più rispettosa. Ed ecco che ci spiega come viene fuori la voce. Come da un tizzone di legno verde, che sia arso, che sia bruciato, acceso, da uno dei capi, da una delle due estremità, che dall'altro, dall'altra parte, dall'altro capo, geme, sibila e cigola per il vento che va via, per l'ossigeno che fuoriesce. Quindi come nel caso di un bastone verde, di un bastoncino verde di legno, a cui si appicca il fuoco da un lato e dall'altro fuoriesce l'ossigeno, creando un sibilo, una sorta di fischio, così dalla scheggia rotta, quindi dal ramoscello rotto del pruno, uscivano insieme parole e sangue. Quindi io lasciai cadere la cima e stetti come un uomo che ha paura. Questa è una similitudine, quindi non appena. Allora, chiaramente mi riprendo il verso 40, che è una similitudine, no? Come ci spiega come mette il sibilo, praticamente il tizzone, il ramoscello verde acceso da una parte, così succede praticamente alla parte rotta di questo ramoscello, da cui vengono fuori parole e sangue, no? Dante naturalmente quando vede queste, quando sente queste cose, vede il sangue fuoriuscire da questa parte qua, lascia cadere il ramoscello come un uomo che teme. Quindi abbiamo due similitudini al verso 40 e al verso 45. La prossima sequenza va dal verso 46 al verso 78 ed è praticamente la seconda sequenza. E in questo caso qua abbiamo praticamente Virgilio che chiede a questo arbusto, che chiede a questo pruno, la propria identità. E rispose il savio mio, prendo il verso 47, rispose a quello che aveva detto questo arbusto il mio saggio. Il mio saggio naturalmente si intende Virgilio. Se lui avesse potuto credere prima, anima lesa, anima offesa,
ciò che ha veduto proprio con la mia rima, proprio attraverso la mia rima. Se avesse potuto credere prima, grazie ai miei versi, quello che ha veduto adesso, perché Dante avrebbe potuto credere ai versi di Virgilio, ma la cosa era talmente incredibile che non bastava, doveva provare. Quindi, ripeto la parafrasi, se lui avesse potuto credere prima, anima offesa, quello che ha veduto adesso, soltanto con i miei versi, non avrebbe mai steso la mano nei tuoi confronti, se solo avesse creduto i miei versi. Non avrebbe mai disteso la mano nei tuoi confronti. Ma la cosa incredibile, ma la cosa meravigliosa, mi fece indurlo all'opera che pesa anche a me stesso. Fece in modo che io lo spingessi all'azione che pesa anche a me stesso. Non bastavano i miei versi, la cosa era talmente incredibile che io stesso ho dovuto indurlo a questa cosa qui, no? A distendere la mano e strappare il ramoscello, che è una cosa che pesa anche a me stesso. Ripeto la parafrasi, se lui avesse potuto credere prima, anima offesa, ciò che ha veduto solo con i versi fanno riferimento all'avvenimento di Polidoro, no? Se lui avesse creduto a quello che io ho narrato nell'Eneide a proposito di Polidoro, non sarebbe stato necessario che lui stendesse la mano, quindi non avrebbe disteso la mano nei tuoi confronti. Ma la cosa incredibile, la circostanza incredibile e meravigliosa, mi fece indurlo, fece in modo che io lo inducessi all'azione che a me stesso pesa. Sono io stesso che l'ho indotto questa azione qui e pesa anche a me stesso. Non bastavano i miei versi su Polidoro, perché la cosa era troppo straordinaria. Incredibile vuol dire meraviglioso, straordinario, per poterci credere. Cioè, il fatto che un'anima fosse dentro un arbusto, quello è il fatto straordinario. Non bastavano i versi, doveva provare che lì dentro c'era proprio un'anima che soffriva, che pativa. Ma digli chi tu fosti, Virgilio dice, ma digli chi tu fosti, così che in compenso, in un certo qual modo, per una ricompensa, invece di alcuna ammenda, per un certo modo di compensarti, di ricompensarti, rinfreschi la tua fama nel mondo lassù, ricordi chi sei stato nel mondo terreno, dove gli è concesso ritornare. Ripeto questa terzina, ma digli chi tu sei stato, così che in luogo di qualche ricompensa, come una forma di ricompensa, rinfreschi il tuo ricordo lassù nel mondo dei vivi, dove gli è concesso ritornare, nel mondo su, quindi nel mondo terreno, nell'emisfero boreale. Ok? E il tronco, vedete che nuovamente è una metonimia, cioè ci dice il contenitore per il contenuto, il tronco il contenitore, l'anima il contenuto, no? Il tronco disse sottinteso. Così mi convinci con la tua dolce parola, col dolce dire, a tal punto che io non posso tacere, non posso stare zitto. Tu mi convinci solo con le tue dolci parole, a tal punto che io non posso tacere. Questo che io non posso tacere è una proposizione consecutiva, quindi a tal punto che io non posso stare zitto. E a voi non gravi e non vi pesi perché io un poco mi trattenga a ragionare, mi inveschi a ragionare, quindi mi trattenga un pochettino a ragionare. Ed ecco che ci spiega, quindi non vi pesi il fatto che io parli un po' con voi, mi spieghi chi sono. Io sono colui che tenne ambedue le chiavi del cuore di Federico. Lui ci dice che praticamente era il primo ministro, il segretario di Federico, attraverso una perifrasi. Tenne le chiavi del cuore di Federico, era colui che teneva i segreti di Federico II. Io sono colui che tenne ambedue le chiavi del cuore di Federico e che le volsi, chiudendo e aprendo, serrando e disserrando, così dolcemente, così soavi, che tolsi, esclusi quasi ogni uomo dal suo segreto, quindi allontanai quasi ogni uomo dai suoi segreti. Quindi lui teneva le chiavi del cuore di Federico, apriva e chiudeva come voleva e allontanava ogni uomo dai segreti di Federico. Serrando e disserrando, chiudendo e aprendo questo cuore quando lui voleva, tenendo lontano per ogni altro uomo. Portai fede al glorioso ufficio, al glorioso compito, tanto che ne persi i sogni e i polsi. Quindi io fui così fedele a questo compito glorioso, a tal punto che io persi il sonno, che è metonimia per serenità, e i polsi, che è metonimia per vita. Quindi lui perse la serenità e la vita proprio per questo compito, a cui lui prestò fede, ok? La meretrice è una metafora per invidia, che in questo caso qua viene personificata negativamente. La meretrice, ripeto, è una metafora per invidia, è una metafora negativa, la prostituta vuol dire. L'invidia come prostituta che mai
dall'ospizio di Cesare che mai dalla corte dell'imperatore. L'ospizio vuol dire il luogo ospitale di Cesare e l'imperatore. Cesare è antonomasia per imperatore. Quindi la meretrice, vale a dire l'invidia, che mai dalla corte dell'imperatore non distoglie gli occhi, vuol dire che è sempre presente alla corte dell'imperatore. Che cos'è questa invidia? Come la definisce? Morte comuni e delle corti vizio, quindi morte di tutti gli uomini e vizio delle corti. In questo verso qua, al verso 66, abbiamo un chiasmo, perché proprio questa invidia, questa meretrice, questa invidia personificata negativamente, questa morte comune di tutte le genti, vizio delle corti, no, c'è un chiasmo, morte comune, dove morte comune sta per di tutti, quindi un complemento di specificazione, ripeto, comune sta per di tutti, complemento di specificazione. Delle corti, complemento di specificazione, vizio sostantivo, quindi sostantivo, specificazione, specificazione, sostantivo. Quindi vuol dire che questa invidia l'ha indotto alla morte, infatti ce lo dice adesso. Questa meretrice infiammò contro di me tutti quanti gli animi della corte e gli infiammati, gli animi infiammati, infiammarono così tanto Augusto, altra antonomasia per imperatore, infiammarono così tanto Federico II, l'imperatore, che i lieti onori, lieti onor, tornarono, si trasformarono in tristi lutti, in tristi disgrazie, in tristi sofferenze. L'animo mio, il mio animo, per un senso di sdegno nei confronti di quello che stava succedendo, per un gusto sdegnoso, per un sentimento di sdegno, credendo con la morte di fuggire lo sdegno della corte, o il suo, quindi credendo con la morte, col suicidio, di fuggire lo sdegno, fece ingiusto me contro me giusto. Perché lo fece ingiusto? Perché diventò suicida, quindi peccatore, quindi fece me ingiusto contro di me giusto, perché se prima era giusto nei confronti di Federico II, adesso togliendosi la vita è ingiusto di fronte a Dio. Ok? Quindi fece me ingiusto contro di me. Giusto, quindi ingiusto di fronte a Dio, giusto di fronte a Federico II. Anche in questo caso qua abbiamo ingiusto più pronome personale e poi abbiamo pronome personale più giusto. Quindi abbiamo un altro chiasmo, quindi ingiusto me, me giusto. Abbiamo un chiasmo sempre per lo stesso concetto, perché proprio questa meretrice, questa morte comune, questo vizio delle corti, vale a dire l'invidia, lo porterà a morte. Ecco perché il chiasmo. Inoltre abbiamo ingiusto e giusto, che sono chiaramente un'antitesi. Per le nove radici, questo verso qua, che è il verso 73, esordisce con una formula di giuramento, con una sorta di giuramento. Per le nuove radici, quindi un modo quasi un giuramento, no? Esordisce così, esordivano così anticamente. Ora ci si chiede che cosa vuol dire, le radici sono le radici del pruno in cui lui è presente, in cui lui si trova, ma che cosa vuol dire nove radici? Che questo pruno aveva nove radici? Forse sì, perché è multiplo di tre, quindi vuol dire propriamente il numero nove, però vuol dire anche nuove. Perché Pier della Vigna è da poco, che comunque non è tantissimo che è morto, quindi potrebbero essere per le nuove radici, ma anche proprio per le nuove radici. Per le nuove radici o nuove radici di questo legno, cioè di questo albero, legno è una metonimia naturalmente per indica il materiale, per indicare completamente l'albero, vi giuro, vedete, per le nuove radici oppure per le nuove radici di questo albero, di questo pruno, vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signore, che fui sempre fedele al mio Signore, che fu così degno di onore di essere onorato. Ed ecco che chiede una cosa, se qualcuno di voi, in questo caso sarà Dante, nel mondo riede, ritorna nel mondo, ritornerà nel mondo, rafforzi il mio ricordo, conforti la mia memoria. Che giace ancora per il colpo che le diedi l'invidia. Quindi conforti la mia memoria, rafforzi il mio ricordo, il ricordo che giace ancora, quindi sottomesso dal colpo che le diedi l'invidia, che diede alla mia memoria naturalmente l'invidia, ecco che ce lo dice. E siamo nella terza sequenza. La terza sequenza abbiamo Virgilio che spronda Dante a fare una domanda, poi Dante che dice no, poniglila tu, qual è la condizione dei suicidi? E siamo quindi nella terza sequenza che va dal verso 79 al verso 108. Okay? E quindi un poco attese, si fermò un attimino e poi il poeta mi disse, disse il poeta a me, da che si tace, poiché lui sta zitto, non perderlo ora, non perdere tempo, ora nuovamente metonimia per tempo, non perdere tempo, ma parla e chiedi a lui se più ti piace quello che più ti piace. Ok, non perdere tempo. Poi un'altra domanda. E Dante dice, falla tu.
Ondio lui, quindi io risposi a Virgilio, domandalo tu ancora, domandaglielo tu ancora quello che credi che a me soddisfaccia, che a me soddisfi. Quindi domanda, fai tu ancora la domanda, quello che tu pensi che a me dia soddisfazione, perché probabilmente sai che cosa io vorrei sapere. Quindi domandaglielo tu, che io non potrei. Tanta pietà mi ancora, mi prende nel cuore, tanta sofferenza, in questo caso non è rispetto. Sì, anche rispetto, ma anche sofferenza. Io non potrei porre la domanda, tanto è grande la pietà che mi preme, che mi colpisce. Perciò Virgilio ricominciò a questo punto. Questo se iniziale del verso 85 ha valore di augurio, ha un valore di desiderio, no? E quindi una sorta di captatio nei confronti di quest'anima di Pier delle Vigne. Se l'uomo ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega, che l'uomo ti faccia volentieri quello che le tue parole richiedono, quindi che Dante faccia volentieri quello che le tue parole chiedono, cioè di essere ricordato nel mondo terreno. Che capiti pure questo, spirito incarcerato nell'albero, nell'arbusto, nel pruno, incarcerato una metafora, imprigionato nel pruno, ed è un complemento di vocazione. Quindi ti sia fatto quello che tu chiedi, o anima incarcerata nel pruno. Ancora ti piaccia di dirci, ancora ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi, in questi arbusti nodosi, intricati, come l'anima si lega in questi nocchi, dinne e dici se tu puoi, se alcuna mai di queste membra si dispiega, cioè ha una maggiore libertà, può fuoriuscire dall'arbusto, e dici se tu puoi, se mai qualche membra di queste può dispiegarsi. Allora il tronco, metonimia, soffiò forte e poi quel vento, quel soffio, si convertì in cotal voce, si convertì in tale parola. Quindi soffiò forte e poi tale vento si trasformò in parola. Brevemente sarà risposto a voi, sarà risposto brevemente a voi. Quando si parte, quindi quando l'anima feroce si allontana dal proprio corpo, si parte dal corpo da cui lei stessa si è separata, quindi quando l'anima feroce, perché naturalmente è l'anima che ha voluto liberarsi del corpo, quando l'anima feroce si allontana dal corpo da cui lei stessa si è separata, Minosse la manda alla settima foce, al settimo cerchio. Foce, metafora per cerchio, cade nella selva, cade in questo bosco e non c'è una parte scelta, non c'è una parte predeterminata, ma laddove fortuna la balestra, la sorte la scaglia, ma laddove la sorte negativa, in questo caso la balestra, la scaglia, il verbo balestrare è un verbo metaforico, quasi praticamente come se la fortuna fosse un'arciera che la scaglia in questa selva, in ogni dove, ma laddove la sorte la scaglia, qui germoglia come grano di spelta, come una graminacea. Qui germoglia, sorge in vermena, diventa una pianticella e poi in una pianta silvestre. Quindi dapprima germoglia come una graminacea, poi diventa una pianticella e poi una pianta boschiva, una pianta più robusta. Le erbie, pascendosi poi delle sue foglie, fanno dolore, creano, arrecano dolore e fanno finestra al dolore, quindi danno sfogo al dolore, perché praticamente rompendo, loro calandosi su questi arbusti, rompendo i ramiscelli, creano dolore, ma proprio da questo buco qua fuoriuscirà naturalmente il lamento, quindi fanno finestra al dolore, danno libertà al dolore, danno sfogo al dolore. Finestra è una metafora, ok? Quindi il luogo in cui si spezza il ramo crea dolore, ma anche il modo in cui praticamente il lamento fuoriesca. E dice, come tutte le altre anime, verremo sulla terra, sottinteso, per le nostre spoglie, per il nostro corpo, ma non perché qualcuna se ne rivesta. Quindi, come tutte le altre, nel giorno del giudizio universale, verremo sulla terra per le nostre spoglie, per il nostro corpo, ma non perché qualcuna se ne rivesta, lo indossi sulla propria anima, perché non è giusto avere ciò che l'uomo si toglie. Ok? Quindi non è giusto rindossare quello che prima ci si è tolto, ok? Quindi non è possibile rindossare il proprio corpo. Qui le strascineremo, questo verbo, questo strascinare invece di trascinare, dà idea di pesantezza. Qui trascineremo le nostre spoglie, il nostro corpo e per la mesta selva, per la triste selva, i nostri corpi saranno appesi a modo di piccagioni, che forse è uno dei modi in cui si danno appunto la morte. Quindi, e per la triste selva i nostri corpi saranno appesi,
ciascuno al pruno della propria anima molesta. Perché molesta? Perché l'anima ha indotto l'individuo, la parte razionale dell'anima ha indotto l'individuo a togliersi la vita molesta, per quello è stata molesta per il corpo praticamente, ciascuno al pruno della propria ombra, della propria anima molesta. Quindi verranno appesi appunto al pruno. Noi eravamo ancora attesi al tronco, vicino al tronco, credendo che qualcos'altro ci volesse dire, che altro ci volesse dire, quando noi fummo sorpresi da un rumore, quando noi fummo presi da un rumore. Similmente proprio come colui che sulla terra, quindi tra i vivi, come colui che sente venire il porco, sarebbe il cinghiale, e la caccia, vale a dire i cacciatori, dove si è appostato. Proprio quindi quando noi sentimmo, fummo sorpresi da un rumore, proprio come colui che sente venire il cinghiale e i cacciatori che cercano di seguirlo nella sua posizione, nel luogo in cui si è acquattato. No? E questo è il verso 112, similmente introduce una similitudine, come in una battuta di caccia. Sentivo un rumore come una battuta di caccia al cinghiale. Praticamente, che si sente una battuta di caccia nella quale code le bestie, nella quale si sentono le bestie, vale dire i cinghiali, e anche le frasche stormire, cioè le frasche rompersi. Okay, perché il cinghiale, naturalmente, cercando un nascondiglio, rompe i ramoscelli. Quindi, nella battuta di caccia al cinghiale, tanto si sentono le bestie quanto le frasche che vengono rotte. Ed ecco, verso 115, stilema dantesco tipico dello stile di Dante nell'esordire nei versi. Ed ecco, due dalla sinistra costa, scusate, dalla parte sinistra, nudi e graffiati, ovviamente non hanno i vestiti perché hanno sperperato tutto il loro patrimonio. Quindi, ci introduce liscia la. Nudi, quindi sono anime nude perché proprio hanno dilapidato tutto, quindi sono prive di tutto, e graffiate perché naturalmente corrono tra i prugni e gli arbusti, quindi si graffiano metafisicamente, naturalmente, perché non sono dotate di corpo. Quindi due, dalla parte sinistra, nudi e graffiati, fuggendo così forte, così velocemente, che rompevano ogni rosta, ogni ramoscello della selva. Quelli innanzi, e si tratta di Lano da Siena, diceva, invocava: ora accorri, accorri morte, per piacere, basta. Voglio la fine, chiedeva l'annullamento di tutto, la morte come annullamento di quello che stava patendo. Quindi accorri, accorri, fine di tutto, morte di tutto, okay? Chiede l'annullamento. Accorri, accorri, è una geminazio, perché invoca l'annullamento di tutti con una certa pesantezza. E l'altro, si tratta di Jacopo da Sant'Andrea, e l'altro, cui pareva di tardare troppo, di andare troppo lento, gridava: Lano, così non furono accorte, non furono così veloci le tue gambe nella giostra del toppo, non furono così veloci le tue gambe durante la battaglia del toppo, battaglia che avvenne nel 1288, battaglia del toppo, pieve di toppo, mi pare che sia il luogo comunque, pieve al toppo, non pieve di toppo. Sto leggendo in nota 121, quindi si fa riferimento a questa battaglia in cui partecipò Lano e probabilmente non andava così veloce in questa battaglia avvenuta nel 1288 tra Siena e Arezzo. Naturalmente lui partecipava dalla parte dei senesi, quindi Jacopo lo prende un po' in giro perché Lano corre veloce, ma non fu così veloce in quella battaglia terrena, quindi non furono così veloci le tue gambe durante la battaglia di Pieve al Toppo. E poiché quindi causale, no? Oppure temporale. E dopo che, oppure e poiché, nel caso in cui sia causale, questi due termini qua hanno subito la tnesi, poi che la parola è stata tagliata, nel caso in cui la intendiate causale. Se invece la intendete temporale, allora è regolare. E dopo che, oppure e poiché, forse gli veniva meno il fiato, gli fallia la lena, lena è il fiato, poiché gli veniva meno il fiato, di sé ed un cespuglio fece un groppo, semplicemente si acquattò dietro un cespuglio, si aggrappò dietro, cercò di nascondersi dietro un cespuglio. Dietro a loro, la selva era piena di neri cani, anche le cani sono nere e questa volta sono femminili, non sono mastini come in Boccaccio, l'avevo chiesto a Silvia questo. Non sono dei mastini, sono delle cane, perché i vizi peggiori sono animali femminili perdanti. Dietro di loro veniva la selva, era piena di nere chiane, bramose, quindi affamate, e in corsa. Quindi nere, bramose e in corsa va a crearsi un climax ascendente, quindi nere, affamate e di corsa velocissime, quindi è un climax ascendente. Come veltri, come cani da caccia, il veltro l'abbiamo già incontrato nel primo canto, come dei cani da caccia che uscivano dalla catena, quindi dalla prigionia.
come introduce una similitudine, quindi correvano tanto veloce come i cani caccia quando vengono liberati, vengono sguinzagliati verso la preda. In quel che si appiattò, in quello che si nascose, quindi Jacopo da Sant'Andrea che si appiattò dietro il cespuglio, in quello che si appiattò, misero i denti, misero, iniziarono a mordere. E quel dilacerarono a brano a brano, e lo dilaniarono, dilacerarono a tocco, questo a brano, che è una geminazio, che indica la sofferenza maggiore, perché a pezzo, non tutto quanto insieme, quindi la sofferenza è più grande. Indica il contrappasso degli scialacquatori, quindi il contrappasso per somiglianza con le loro sostanze, con il loro patrimonio, perché anche loro a tocco dilapidarono tutto il patrimonio. Dilapidarono, dilaniarono quello a brano, poi se ne importarono quelle membra dolenti, poi sparpagliarono quelle membra dolenti, dopodiché si ricostituisce. Questa penultima sequenza andava dal verso 109 al verso 129, mi sono dimenticata di dirvelo, ok? Quindi verso 109-129. L'ultima sequenza, vediamo chi è questo arbusto, un poverino, che ci ha rimesso per Jacopo da Sant'Andrea, che è stato rotto da Jacopo da Sant'Andrea, che cercava di nascondersi, vediamo un pochettino. Presimi allora la mia scorta per mano, la mia guida mi prese per mano, e menommi al cespuglio che piangea e mi portò al cespuglio che piangeva per le rotture sanguinenti che sanguinavano invano, cioè non ne poteva niente, quindi sanguinavano a causa di Jacopo da Sant'Andrea. L'arbusto diceva: o Jacopo da Santo Andrea, o Jacopo da Sant'Andrea, personaggio poco conosciuto, si dice al seguito di Federico II, ma non ben conosciuto. O Jacopo da Sant'Andrea, che ti è giovato di me fare schermo? Che cosa ti ha portato difenderti con me, con il mio arbusto? Che cosa ti è giovato fare schermo, fare difesa con il mio arbusto? Che colpo ho io della tua vita colpevole? Quindi perché hai scelto proprio me? Che colpo ho io della tua vita colpevole, no? Del fatto che tu eri uno scialacquatore? Quando il maestro fu sovresto fermo, quando il maestro si fermò nei pressi di questo cespuglio, disse: chi foste? Chi fosti tu che per tante punte, che per tante ferite, soffi con sangue un doloroso, parole dolorose? Chi sei tu che per tante finestre, no? Perché stiamo scegliendo dato sfogo al dolore, no? Che per tante punte soffi, quindi emetti con il soffio il sangue, col sangue una parola dolorosa, che soffi vuol dire emetti il respiro affannoso con parole dolorose. E lui a noi: o anime che siete giunte a vedere lo strazio disonesto, vale a dire quello che è stato fatto attraverso la caccia infernale, che venite a vedere lo strazio disonesto, che ha disgiunte le mie foglie da me, che ha praticamente strappato da me le mie foglie. Raccoglietele per piacere questi ramoscelli che sono stati strappati ai piedi del mio triste cesto, ai piedi del mio triste tronco. Ora, perché cesto? Perché con i ramoscelli dei pruni e degli arbusti si facevano i cesti, quindi è una metonimia per indicare pruno. Quindi raccoglieteli per piacere i piedi del triste pruno. Pruno, qua viene indicato cesto, praticamente quello che riesce ad ottenersi con i ramoscelli del pruno, degli arbusti, sono i cesti, quindi si dà la causa per l'effetto, il materiale per l'oggetto, quindi i ramoscelli degli arbusti producono i cesti, e quindi una metonimia in questo caso. Perché viene detto triste cesto o triste pruno? Perché naturalmente ingloba l'anima di un suicida, perché all'interno c'è l'anima di un suicida. E quindi in un certo senso il personifica, no? Perché triste è un attributo di una persona. Io fui della città che nel Battista, in Giovanni Battista, mutò il primo padrone, quindi che nella statua di Giovanni Battista mutò il primo protettore, vale a dire Marte. Ond'è per questo, per cui lui, vale a dire Marte, per questo motivo, perché fu cambiato il protettore da Marte a San Giovanni Battista, per questo motivo, sempre con la sua arte della guerra, con l'arte della guerra, la renderà triste, renderà Firenze triste. Quindi, poiché proprio i fiorentini hanno cambiato il protettore con Giovanni Battista, Marte arrabbiato renderà Firenze per sempre triste, quindi sempre in lotta. E lo sappiamo bene, guelfi bianchi, guelfi neri. E se non fosse che sul passo dell'Arno, si tratta del Ponte Vecchio di Firenze, noto Ponte Vecchio di Firenze, se non fosse ancora sul Ponte Vecchio dell'Arno, rimane ancora una qualche vista di lui, di Marte, cioè una statua di Marte. Si diceva che sul Ponte Vecchio ci fosse una statua di Marte a cavallo. E se non ci fosse ancora sul Ponte Vecchio una statua di Marte,
probabilmente esistente ancora ai tempi di Dante, quei cittadini che poi la ricostruirono dopo la cenere che aveva lasciato Attila passando, quindi quei cittadini che la rifondarono, che poi la rifondarono, che rifondarono Firenze sopra la cenere, sopra i resti di Firenze, sotto i resti che rimasero di Attila, di Firenze, avrebbe fatto un lavoro invano, cioè praticamente se non ci fosse questa statua qua, il fatto che i cittadini la ricostruirono dopo il passaggio di Attila sarebbe stato inutile perché sarebbe stata nuovamente distrutta. Quindi ringraziamo il cielo che ai tempi di Dante ci sia ancora il ricordo di Marte con questa statua sul Ponte Vecchio, perché se non ci fosse questo, quindi era stato veramente un lavoro inutile ricostruirla dopo il passaggio di Attila, perché sarebbe nuovamente stata distrutta da altri nemici. Ed ecco che finalmente ci dice che un suicida, io fei gibetto a me delle mie case. Io feci patibolo alla mia persona all'interno della mia casa in Firenze. Gibetto è un termine francese, gibet vuol dire patibolo. Io feci patibolo di me, quindi io praticamente mi uccisi all'interno delle mie case. E quindi velocissimamente, in una forma paratattica, ci dice che lui è suicida perché ce lo dice soltanto nel verso 151. Ribadisco soltanto il fatto che questa è una perifrasi per indicarci Firenze, che lui viene da Firenze, una perifrasi che va dal verso 143 al verso 150, quindi sono la bellezza di 8 versi, compreso il 143 fino al 150, sono la bellezza di 8 versi, non 7, perché li conto tutti, eh? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono la bellezza di 8 versi, una perifrasi per indicarci Firenze. Infatti lui ci dice che lui proviene dal luogo in cui il primo protettore, vale a dire Marte, fu cambiato con Giovanni Battista nel momento del passaggio al cristianesimo, tant'è vero che il battistero in centro, in Piazza della Signoria, è il simbolo di Firenze, quindi proviene dal luogo in cui il primo protettore Marte fu cambiato in Giovanni Battista, per cui Marte, proprio per questo motivo, renderà Firenze sempre triste, quindi farà soggiacere sempre all'arte della guerra. E poi dice, e se non ci fosse ancora sul Ponte Vecchio una statua di Marte, ai tempi di Dante probabilmente esisteva ancora questa statua di Marte a cavallo, quei cittadini che la ricostruirono sopra la cenere che rimase dopo il passaggio di Attila, l'avrebbero ricostruita invano, perché Marte l'avrebbe di nuovo fatta distruggere dai suoi nemici. E poi io fui un suicida, mi uccisi proprio in Firenze. E così si conclude il canto 13.